Si sa quando potrà riprendere Simone? O... È ancora presto, sono situazioni all'interno di un torneo che fortunatamente non è compressissimo, perché c'è un giorno di partita, un giorno di riposo, no? Siamo abituati ad altri tornei con un intercalare di partite, come si dice in gergo, a tutto fuoco, però va valutata neanche giorno per giorno, ora per ora. Cos'è che oggi non ti è piaciuto e cosa invece ti è piaciuto di questa partita? Ma io credo che il grosso della differenza sia stato tecnico, nel senso l'inizio in particolare, il primo set in particolare, è da leggere tecnicamente con una differenza abbastanza grande tra battuta e ricezione nelle due squadre, nel senso che noi abbiamo iniziato in realtà battendo secondo me meglio rispetto a come abbiamo battuto col Canada. Però questa è una squadra che ha giocatori con grandissima qualità a livello assoluto, e anche le buone battute ha fatto sì che loro giocassero praticamente tutto il primo set con la palla in testa al palleggiatore, con questi attaccanti qua, viene da sé. Mentre dal nostro canto, e devo dire nel primo set soprattutto, la qualità del loro servizio, il turno di Kurek, il turno di Biniek, anche Leon, insomma, ci ha costretto a giocare con palla, oltre agli ace diretti, ci ha costretto a giocare con palla molto lontana da rete, molto spesso. Se fai fatica a dare continuità al cambio palla, è molto difficile riuscire a stare attaccato a queste partite qua solo con la fase break, no? Dopo io credo che in quello noi siamo cresciuti, nel senso che non solo per il risultato del secondo set, ma proprio per la continuità che siamo riusciti a dare alla ricezione. Il problema è che abbiamo purtroppo tenuto non perfette delle palle che a quel punto erano me. Cioè, all'inizio il problema era non riuscire a non prendere ace su dei turni di battuta veramente molto impegnativi. E quindi abbiamo tentato di tenere più palle staccate, di giocare con più palle staccate, di smanettare con il muro, eccetera. Dopo abbiamo fatto fatica con qualche palla, con qualche variazione float, con palle che non erano, no, le battute potentissime del primo set, e quello secondo me un pochino, quello dobbiamo farlo meglio, quello dobbiamo assolutamente farlo meglio, perché un conto è accontentarsi di giocare con palla staccata quando ci sono i più grandi battitori al mondo, un conto è dover giocare con palla staccata quando la battuta è una battuta media. Però lo sappiamo, non è che qua si tratta di capire delle cose che non si sanno o impegnarsi di più, perché questi errori vengono da una mancanza di atteggiamento, di impegno. Semplicemente ci sono delle situazioni in cui, questa è l'analisi, ci è mancato un po' più di precisione almeno su quelle situazioni lì, non solo in ricezione ma anche in contrattacco, e credo che nel secondo set, che è stato un set molto equilibrato e dove siamo riusciti a giocare bene anche con una pressione importante da parte loro, la differenza potrebbe averlo fatto quello. Chico, ci hai detto di Ivan. Simone, adesso, visto che anche Osmani ha un taping abbastanza importante sulla spalla destra, sei un po' preoccupato per la condizione fisica di questa squadra? Io non mi posso preoccupare, io devo trovare soluzioni, devo consultarmi. Io ho uno staff di primissimo livello che sicuramente mi metterà a disposizione il più possibile o il meglio possibile i ragazzi, perché l'Olimpiade è questo. L'Olimpiade è fare legna, prima di arrivare qua. Quando si arriva qua si apre il camino, si butta dentro la legna e si dà fuoco. E si cerca di fare caldo con tutto quello che si ha. Quindi sono sicuro che i ragazzi per primi non tireranno indietro un millimetro la loro disponibilità e il loro essere agguerriti anche di fronte a delle difficoltà che possono essere di natura fisica. E lo stesso sono sicuro che il massimo che sarà possibile fare per mettere nelle condizioni migliori tutti questi ragazzi si farà. Quindi ho fiducia, non sono preoccupato. Una frase su Riccardo, che mi sembra che tra... Riccardo ha fatto una partita secondo me molto buona dal punto di vista sia dell'approccio che anche dello sviluppo del gioco. Non è facile esordire un'Olimpiade, e per di più esordire non solo con la squadra campione del mondo, ma con una squadra che nel primo set che tu fai in vita tua alle Olimpiadi devi correre in giro per il campo, perché la ricezione non ti permette di avere un'idea da sviluppare, ok? E devi solo essere preciso con le palle lente, o comunque molto con le palle lente. Credo che abbia fatto un buon match,
e quindi insomma per lui non era facile, sono insomma mi dispiace, mi faccio un po' fatica a usare il termine contento dopo aver perso 3-0 in generale, cioè è una roba che non viene eliminata quella parte di vocabolario, però insomma credo che lui meriti, cioè abbia fatto un buon esordio.